Però pure i capelli, capito? Bene. Che ho visto i lavori, devo dire veramente molto soddisfatto, un lavoro eccellente che non mi aspettavo. Poi si parla di 3D, fare il 3D sulla carta è una cosa che non avevo mai visto, devo dire l'ho visto in anteprima adesso e sono rimasto molto contento, quindi devo ringraziare le agenzie che hanno collaborato, appunto Plane e Ors, devo ringraziare le modelle che sono state bravissime tutte e tre, l'agenzia Carly Fashion, i parrucchieri, i visaggisti e tutti gli operatori che hanno collaborato, perché veramente bravi, bravi, bravi. Un'altra cosa straordinaria con tutti gli amici che hanno collaborato, devo dire l'Istituto Mangini ha preparato quei piatti che è stato un momento fantastico. Cioè. La sfida, l'obiettivo che ci siamo posti nella progettazione grafica del calendario Moda Movie in 3D è stata principalmente una, ovvero quello di renderlo fruibile sia con l'utilizzo del visore sia senza l'utilizzo del visore. Anche gli elementi grafici che abbiamo utilizzato con i vari volumi aiutano molto il fruitore a percepire ancora di più questo effetto 3D che
che con il visore si esalta in una maniera entusiasmante. Naturalmente dietro questo lavoro ci sono state, voglio dire, tantissime professionalità che hanno contribuito a far sì che il progetto riuscisse nel modo in cui volevamo. La cosa divertente è che le immagini 3D vengono proposte come una grande novità, soprattutto legate all'era del digitale. In realtà già nel 1900 di immagini 3D ne era pieno il mondo e le prime sperimentazioni di fotografia nascono con immagini stereoscopiche, stiamo parlando già del 1830. Poi di 3D inizia ad occuparsi il cinema, lo fa soprattutto dagli anni 50 in poi. Poi lo farà negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, nel 2000, soprattutto quando in qualche modo l'industria cinematografica stava andando in perdita e il 3D andava in soccorso. Ma lo faceva sempre con film che avevano lo stesso filo conduttore, immagini molto spettacolari, immagini di horror, immagini di fantasy. Oggi si sta ripensando in modo nuovo il contenuto del 3D, partendo da un presupposto semplicissimo, che le immagini in 3D sono molto vicine alla realtà, sono molto più vicine a quello che noi percepiamo. Partendo da quest'idea, abbiamo pensato di realizzare un calendario e abbiamo pensato al 3D applicato alla moda. E qui sta l'enorme novità. Non era mai stato fatto, ad esempio, in Italia, un calendario di moda da decodificare con degli occhialetti analitici. A te lo devo spiegare. Pronto? Pro Pasqua, di. Sono Alessandro. Well, this truck's all a passing in the lights.